vittoria la scorsa settimana contro la Costa d'Orlando. Costa d'Orlando che nel primo anticipo di questo sabato ha battuto Lucca per 75-68 grazie ai 22 punti di Riccio, i 19 di Cosse, i 14 di Ferrarotto e gli 11 di Bolletta. Costa d'Orlando che tra l'altro ha vinto Perez fuori, quindi comunque una vittoria importante, coach. Sì, importante, molto importante, con Lucca che chiaramente si legge, insomma, non abbia ancora grandi certezze. L'importante in questo momento del campionato è fare più punti possibile per rimanere tranquilli a gestire le cose dell'allenamento. E dunque andiamo a vedere i due quintetti schierati dai due coach per Torrenova: Gullo, Murabito, quindi doppio playmaker, possiamo definirlo così, Munastra, Nuocoie ed Andrea. Per l'altra parte confermati Procacci, Persi, Consodero, Mazzantini e Deli Antonio. Due starting five, coach, che erano abbastanza prevedibili visto anche le assenze. Sì, certo, Jorge Silva ha deciso di partire con tutti e tre i suoi playmaker, vorrà gestire, soprattutto con i tre piccoli, vorrà far bene le cose alla difesa sui piccoli, vediamo. E dunque si parte, il primo pallone per Torrenova, lo gestisce Daro Gullo contro Procacci, vediamo come attacca Torrenova. La prima uscita è per Munastra che scarica verso D'Andrea, segnato verso Murabito, pick and roll, si alza per il tiro da tre punti Murabito, si butta a rimbalzo, nuovo il rimbalzo in attacco. E dunque i primi due tiri liberi saranno per Torrenova. Dicevamo in presentazione della gara, Torrenova non ha sicuramente cominciato bene il campionato, forse per l'atteggiamento, però la prima azione, coach, è importante. Questa è tutta energia del lungo di Torrenova, questa già è la prima azione, fa molto bene all'umore dei ragazzi. E dunque vedremo questi primi due tiri liberi. Luogo è che sbaglia il primo dei due. Sbaglia anche il secondo, e dunque 0 su 2 per Nuocoie. Rimbalzo di Eli Antonio che dunque fa partire la transizione di Piombino. Procacci, palla sotto subito verso Persico, poi palla che arriva fuori verso Sodero che va e si getta in penetrazione. Fallo di Murabito, due tiri dall'altra parte, coach. Sì, Torrenova su pick and roll è molto aggressiva, aiuta e recupera. Li vedo più, diciamo, diversi dalle partite precedenti. Bene, pubblico comunque che ha risposto bene anche dopo due sconfitte pesanti per la cestistica torrenovese, mentre dall'altra parte anche Sodero sbaglia il primo tiro libero, non si sblocca ancora la gara. Dicevo, coach, pubblico che ha risposto comunque bene visto i due risultati. Sodero mette a referto il secondo, e dunque il primo punto della gara è ad opera della guardia di Piombino. Fa 1 su 2 dalla lunetta. Ancora Munastra, nuovamente pallone verso D'Andrea, c'è cambio in difesa che mette in leggera difficoltà Gullo che adesso si trova 1 contro 1, gioca dentro, poi scarico fuori per D'Andrea, entrata con cambio piede, due punti per Torrenova. Molto bene, Daro gioca le prime situazioni di pick and roll, grande lettura su un blocco verso la linea laterale, ha letto benissimo D'Andrea, molto bene. Procacci adesso palla verso Persico, consegnata da Eli Antonio, palla che adesso arriva nuovamente sotto sulle antenne, difende Nuoco e palla fuori verso Mazzantini da tre punti, tiro respinto, tap out di Gullo che permette a Torrenova di spingere subito l'azione d'attacco della squadra di coach Silva. Palla verso Gullo, poi il passaggio verso D'Andrea, tiro che comunque ci stava secondo me, coach, un buon tiro, anche preso il ritmo, palla sputata dal ferro dall'altra parte, adesso nuovamente a gestire palla Procacci, palla sotto verso Eli Antonio, finta e due punti di qualità, coach. Sì, un'altra lettura sul pick and roll. Eli Antonio, nonostante la sua stazza, ha queste mani dolcissime da 4-5 metri e questa sarà certamente una lettura. Gullo col cambio mano, palla persa e recuperata da Piombino che adesso prova a correre subito in contropiede, palla sotto meravigliosa di Eli Antonio per Persico, i due punti meravigliosi in contropiede, prima palla persa dell'incontro, anche questa forse può essere una chiave importante di questa partita. Assolutamente sì, Torrenova ha perso molti palloni nelle prime due giornate, era una statistica che assolutamente deve migliorare. Altro brutto passaggio di Munastra che consegna nuovamente a Persico, il resto tiro e due punti per era Mazzantini, e dunque più 5 subito in apertura e time out per coach Silva.
altro brutto passeggio di Munastri che consegna nuovamente a Persi con il resto tiro e due punti per scusate era Mazzantini e dunque più 5 subito in apertura e time out per Coach Silva. Si ritorna in campo dopo il minuto di sospensione richiesto da Coach Silva. Coach, come avevamo detto all'inizio, tutto il quintetto di Piombino segna tantissimo e in effetti tranne Procacci hanno tutti già segnato. Sì. Tornova ha iniziato i giochi offensivi purtroppo con qualche palla persa. È chiaro che questo, da questo ne consegue corsa e tiro facile. Per l'avversario è chiaro che questa è subito una situazione a limitare. Tra l'altro se dai anche campo a questi giocatori Piombino rischia davvero di punirti immediatamente anche perché c'è giocatori di classe quindi anche cinici che sanno approfittare dei piccoli spazi che ti danno. Nuoco, vediamo come adesso attacca Torrenova, Munastra esce dal blocco Gullo. Blocco di D'Andrea che si apre, Gullo va fino in fondo e cerca lo scarico, palla verso Murabito che mette palla a terra, rischia tantissimo, 7 secondi, va dentro Gullo, arresto e tiro da due punti, brutto tiro di Gullo e allora Procacci può spingere nuovamente l'azione d'attacco per Piombino, palla verso Ele Antonio, no, il canestro è di Sodero, in arresto e tiro, più 7 subito per Piombino, Murabito adesso in cabina di regia che orchestra un'altra azione d'attacco per Torrenova. Palla verso Gullo, poi Munastra che esce dal blocco, palla consegnata verso D'Andrea, un'ottima costruzione di tiro e da qui ne esce un buon canestro. Sì, D'Andrea è una certezza, da 4 metri, 4 metri e mezzo, legge benissimo le situazioni di pendenza scarica dei suoi piccoli e da qui Torrenova deve assolutamente, ha recuperato un'altra palla con una buona difesa, Torrenova deve partire subito da questa certezza. È proprio l'intensità, coach, che probabilmente può fare la differenza in questa partita. Con una palla recuperata in difesa dopo un canestro d'attacco, due cose buone di fila. Vediamo adesso come giostra questa attuazione d'attacco Torrenova con Gullo che chiama un altro gioco, riceve Nuocoie, blocco di D'Andrea, esce Murabito difeso bene da Sodero e allora Munastra contro Mazzantini, ancora giocata di Munastra, palla fuori verso Murabito per il tiro da tre punti, si alza, la mette e Torrenova in un amen, torna almeno due dopo il time out, probabilmente c'era la reazione che si aspettava con Silva. Assolutamente sì, si passano la palla, sono più aggressivi, lavorano sui giochi d'attacco con grande determinazione, questo è il modo giusto di fare questa partita. Eli Antonio palleggia, resta e tiro, si alza da tre, sbaglia e allora rimbalzo di Murabito, seconda, terza, anzi azione di fila in cui Torrenova riesce a non uscire con un canestro subito, possono essere piccoli segnali di vita in questa partita. Nuoco e adesso dopo la palla passata da Gullo consegnato verso Munastra su cui difende Persico, palla a metà della lunetta, Nuoco che si alza, anche questo però coach era un buon tiro. Sì assolutamente, sono tutti tiri anche dei lunghi da 4 metri, 4 metri e mezzo sulla linea del tiro libero, sono tutti senza difesa e quindi da prendere, bene. Qui Mazzantini da tre punti lasciato sicuramente troppo libero. Tre punti che puniscono, lo dicevamo prima, non si può lasciare nulla a Piombino perché ti punisce subito. Adesso Murabito in posizione centrale, palla verso Gullo che esce dal blocco marcato da Procacci, scarico sotto verso Nuoco che la gioca uno contro uno contro Ele Antonio, vediamo come la gioca Nuoco, è una buona giocata e palla che esce è sputata dal ferro, due tiri comunque per Torrenova. Diciamo che comunque la risposta dopo le prime due partite, coach, è ottima, soprattutto in avvio. Sì, assolutamente sì, questo per esempio è un altro uno contro uno vinto da Hobby contro il proprio pari ruolo di grande esperienza, quindi assolutamente è già un'altra squadra. Hobby che finora, lo chiamiamo Hobby, in realtà è nuovo, Hobby sì, è il nome ovviamente. Ci piace di nuovo. È più semplice del cognome. Anche perché è un cognome in pronto. Segna il primo dei due tiri liberi dopo aver sbagliato i primi due e fa
1 su 2, comunque ha migliorato la percentuale di prima, tira comunque 1 su 4 i tiri liberi, i coach possono fare la differenza in una partita del genere. Assolutamente, i tiri senza difesa sono fondamentali, già 3 tiri liberi sbagliati in una partita del genere possono far male. Primo rapido, difende bene su Sodero, permette subito a Torrenova di ripartire, ancora fallo di Eli Antonio. Per Eli Antonio dovrebbe essere il secondo fallo, è chiaro che la panchina di Piombino è più lunga, però due falli per un lungo di questo calibro, con questa tecnica, può creare qualche difficoltà con Andrea. Assolutamente sì, Nuokoye giustamente sta prendendo iniziativa sul post basso perché ha capito che Eli Antonio non lo tiene, ha già prodotto due falli subiti, quindi questo ha costretto la panchina di Piombino a mettere in panchina il loro lungo. È entrato Bianchi al posto del lungo di Piombino, un altro lungo giovane che sinora ha prodotto 5 punti di media a partita, palla adesso gestita da Procacci dopo un brutto tiro di Torrenova. Procacci che esce la palla verso Sodero, prende posizione sotto con classe Persico, grande difesa di D'Andrea che tiene ancora a 0 punti Persico, e allora Cullo che tenta di amministrare, di ragionarci su, chiamando un altro schema, palla verso Nuokoye, esce a ricevere Murabito che si sposta in posizione centrale, palla sotto verso Nuokoye che va fino al fondo e sbaglia, è comunque una buona azione coach. Sì, Daro, ho letto bene il mismatch, Nuokoye stava per essere... Forse si è gettato con troppa foga. Sì, certo, che ha visto il piccolo, non ha perso occasione, ma è stato troppo frettoloso. Dall'altra parte, azione simile con Persico che riceve. Se riceve, riesce a mettere palla a terra e diventa immarcabile. Sì, soprattutto se può iniziare il terzo tempo, è veramente grande. Anche perché arriva direttamente a ferro ed è poi complicato. Gullo adesso in attacco per Torrenova. Fallo di esperienza raccolto da Daro Gullo. È il quarto fallo e adesso Piombino entra in bonus. Anche questo con 3 minuti e 30 da giocare, punto su punto, Torrenova può rimanere lì a rimane un attimo a fare, diciamo, le scarpe di Piombino e può, sì, tutto bene, può rimanere bene, scia. Basta analizzare questi pochi numeri del primo quarto, 3 tiri liberi sbagliati e un 1 contro 1 vinto e canestro quasi fatto da Nuokoye, quindi sarebbe parità, va tutto bene, ecco, i ragazzi devono stare solo tranquilli e giocare con aggressività e tranquillità. Monastra riceve da Gullo adesso, palla ancora sotto in picco verso Nuokoye che la gioca contro Bianchi, grande finta di Nuokoye che va fino in fondo, segna 2 punti e dunque la chiave tattica fino in questo momento per Torrenova, Nuokoye è al post, non tenuto da Bianchi, non tenuto da Eli Antonio, e dunque Torrenova che rimane lì almeno 4, adesso fallo di Monastra che non tiene, forse si è poco abbassato quando si dice abbassati un po' di più in difesa, è fallo il secondo per Torrenova, il primo invece per Monastra. Torrenova ha grandi certezze, i due lunghi stanno facendo benissimo in attacco e in difesa, Daro Gullo sta gestendo molto bene le situazioni offensive sui blocchi sulla sua palla, ora chiaramente c'è stato un problema sulla lettura della difesa sul pick and roll. Sì, passi sotto e Procacci ti pulisce sul tiro da 3. Esatto. Non puoi dare neanche mezzo metro a questi giocatori. Carlo Stella che è entrato dalla panchina per dare minuti ai titolari, riceve da Andrea, arresto e tiro, 2 punti costruiti. Dopo un pick and roll, dicevamo, i due lunghi coach portano avanti e trascinano questa squadra. Assolutamente sì. Dare i due lunghi in situazioni di collaborazione con blocco sulla palla fanno veramente male a Piombino. 4 punti sinora per D'Andrea che dunque adesso diventano 6. Qui palla sotto di Procacci che vede meravigliosamente il passaggio per Persico. E 2 punti facili per Persico. Adesso Munassa in attacco, palla verso D'Andrea che rischia la palla persa. Poi Bianchi tenta di recuperarla. E la caparbietà di Carlo Stella premia Torrenova che dunque ricicla 22 il cronometro d'attacco, una nuova azione quasi dopo una palla persa. Sì, questa è una palla recuperata. È una palla recuperata adesso. Sì. E dunque vediamo adesso come ne giocano, intanto è uscito D'Andrea dal campo, ottimo inizio per lui, 6 punti finora per il lungo ex Domodossola. Entra in campo Davide Drigo, finora forse uno dei più positivi nelle prime due uscite stagionali delle Aquile. Cambio anche per Piombino,
con l'entrata in campo di Riva, altro lungo giovane al posto di Persico, che dunque lascia il campo dopo 8 minuti di ottima fattura. Palla verso Gull, adesso sulla rimessa in campo di Torrenova. Munastra chiama il blocco di Nuocoie, riceve e va fino dentro in fondo. Munastra, grande palla verso Drigo e ancora la penetrazione, lo scarico per i lunghi, altri due punti che puniscono Piombino in mezzo all'aria. Ancora dai lunghi e ancora le situazioni di penetra scarica, molto bene. Nonostante la fisicità e la qualità superiore anche fisica, qui Bianchi riceve e tira da tre punti. Taglia fuori che non funziona di Drigo, palla recuperata da Riva che adesso gioca l'uno contro uno, palla fuori per il numero 11 Mazzantini che va fino in fondo, fallo di un forse troppo aggressivo Monastra e vediamo due liberi fischiati dal signor Picchi di Ferentino. A mio parere proprio fallo non era, infatti l'arbitro più vicino non l'aveva fischiata, l'aveva fischiata la palla fuori. È chiaro che se non fai tagliafuori però e regali certo. Rimbalzi d'attacco, certo. Forse soffri qualcosa in più, coach. Certo, sì. Nel frattempo cambio Murabito su Munastra. Che ha gravato di due falli e visto la panchina corta di Torrenova, merita anche a un minuto e 23 circa di riposo, anche perché senza Buffelli e senza Svoboda a Munastra toccheranno degli straordinari stasera. Rientra sul parquet Marco Murabito, che sicuramente non ha iniziato alla grande. Se non consideriamo quella tripla piedi a terra con due metri. Adesso vediamo per Piombino, sono due liberi per Mazzantini, 5 punti per lui sinora, una media di 9 punti invece a partita nelle prime due uscite stagionali della squadra toscana. Mazzantini che va a referto col primo tiro libero dei due, toccando quota 6 e portando Piombino a quota 20, diventano 21 con il 2 su 2 per l'ala di Piombino. Adesso Gullo ad impostare l'azione d'attacco per Torrenova, blocco di Nuocoie sul quale si appoggia Procacci, rimane sotto, Gullo arresta e tiro che non va, allora spinge nuovamente in attacco la palla a Piombino con Procacci che predica calma ai suoi, palla verso adesso Mazzantini che riceve in posizione centrale, nuovamente per Procacci, uno contro uno su Murabito, blocco di Riva, vediamo come la gioca Mazzantini, passo di incrocio, tiro da tre punti, rimbalzo di Nuocoie, Torrenova che adesso può spingere in attacco, rimane comunque a meno 7 dopo secondo me un discreto primo tempo, poi coach ci dirai la tua opinione. Carlo Stella che riceve in punta, palla adesso Nuocoie che rischia di scivolare, la sputa fuori verso Gullo, 8 secondi, Gullo vuole un blocco sul quale rimane Mazzantini, palla che viene data verso Nuocoie, rimbalzo e poi Drigo che premia la caparbietà di Torrenova che torna a meno 5 quando manca una sola azione alla fine di questo primo tempo, sono 2-3 secondi circa la differenza fra il cronometro dei 24 e quello per l'azione di Piombino. Procacci centrale e fallo di Daro Gullo che spende un fallo, forse un fallo discretamente visto che Torrenova adesso entra nell'ultimo entra in bonus e per Gullo è il primo fallo. Sì, è un buon fallo per fermare l'azione, poter dare poco tempo a Piombino di fare l'ultimo attacco del primo quarto. Sì, coach, perché rimangono 10 secondi. Sì. Vediamo come la giocherà Piombino questa azione. È entrato in campo Iardella nel frattempo che fa la rimessa verso Procacci. C'è un blocco del numero 13 Bianchi, adesso Procacci si trova contro Murabito, vediamo se lo tiene, Procacci va fino in fondo, si protegge e segna due punti, di sana esperienza finisce qui il primo quarto, Piombino 23, Torrenova 16, rimanete con noi perché fra due minuti si riparte.
12 secondi per ripartire. Diamo uno sguardo alle statistiche: sono 7 punti per Mazzantini, 6 per Persico, 5 per Procacci, 3 per Sodero e 2 per Eli Antonio. Per quanto riguarda il Solbat Basket Piombino, per Torrenova 4 punti di Drigo, 3 di Nuocoie, 6 di D'Andrea. Non a caso, coach, hanno segnato di più i lunghi di Torrenova, sono riusciti bene a creare in azioni d'attacco e poi riuscire a trovare tiri dalla media che hanno fatto male a Piombino nonostante il risultato. Sì, mi pare sia questo il piano partito di Torrenova, che sta riuscendo in attacco molto 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 bene. I tiri le lunghi vengono da penetra scarica dei piccoli, da blocchi sulla palla su Daroghul, e fino a questo momento ribadisco, Torrenova ha fatto canestro. Vediamo chi torna in campo per le due squadre, con il numero 11 Mazzantini, con il numero 9 Molteni, poi c'è Riva, insomma quintetto molto giovane per Piombino, con Iardella come elemento di esperienza. Prima azione d'attacco per la squadra di coach Andreazza. Carlo Stella ci mette la mano ed è molto aggressivo, 6 secondi per giocare. Adesso ancora Iardella, palla sotto e finisce qui, scadono i 24. Diciamo che come inizio di secondo quarto non è male, coach. Super energia in difesa, benissimo, proprio molto bene. Questo è un perfetto modo per partire dopo un primo quarto che in difesa insomma aveva lasciato qualche perplessità. Molto dopo bene. Tra l'altro aver concesso 23 punti, che a Piombino ci stanno anche, però forse hai concesso punti nel primo quarto con leggera facilità, soprattutto su alcuni cambi. Adesso Drigo ancora dalla media, sempre lo stesso movimento, rimbalzo con Iardella che ci mette ingenuamente una mano. Parlavamo di esperienza, forse qui ha peccato di convinzione. Sì, chiaramente il pallone correva verso la linea, cioè, l'ha chiaramente toccato. E dunque 14 secondi per Torrenova, che rimette in zona d'attacco. Può essere un possesso importante perché fondamentalmente diciamo regalato da Piombino. Palla verso Murabito che esce dal blocco, Murabito che rischia la palla persa, uno contro uno su Riva, palla sotto di D'Andrea, Iardella a difendere su di lui, rimbalzo del numero 9 Molteni che adesso corre in contropiede, palla verso Mazzantini, fino a sotto Mazzantini che commette fallo. No, il fallo del numero 6 di Drigo, secondo me anche involontariamente poteva essere fallo d'attacco, coach. Questa è classica situazione di inesperienza. Drigo è andato col viso prima ancora che con braccia e col corpo, e chiaramente ha fatto fallo sol perché è stato un fatto causale. Esce, tira da tre punti Iardella, palla sotto però concessa a Mazzantini, che dicevamo in apertura è uno che si butta molto in rimbalzo d'attacco, e questi sono due punti sanguinosi concessi da Torrenova. Assolutamente sì, in un momento in cui è necessario recuperare il palco presto, il Morabito non può lasciarsi sorprendere in questa maniera. E qui Mazzantini che commette fallo, il suo primo fallo personale commesso su Gullo. Gullo che ha cominciato molto bene, capitano di questa squadra, ha trasmesso la carica giusta sinora, nonostante il meno 9 con cui adesso Torrenova approccia questi 14 secondi offensivi. Gullo che finora a 0 su 2 dal campo, ma già 3 falli subiti. Palla adesso verso Carlo Stella, gioca l'uno contro uno, palla sotto adesso verso D'Andrea, difeso da Riva, palla verso Gullo che si arresta, D'Andrea che non si butta subito a mezzo, allora Drigo verso D'Andrea con un gancione, azione forse troppo lunga, tirata con troppa fretta, che viene recuperata da Molteni che adesso approccia in zona d'attacco per Piombino. Molteni palla sotto verso Riva, uno contro uno su D'Andrea, Riva che con il gancione rischia di segnare, poi si getta in mezzo d'attacco, guadagna due punti per il più 11 Piombino, altri due punti diciamo rubati a rimbalzo d'attacco, coach. Sì, Piombino sul Colorado Ronovese è un po' più determinata. Adesso D'Andrea gestisce palla, consegnato verso Murabito, quando mancano 10 secondi Torrenova ha costruito poco, palla sotto verso D'Andrea, palla persa da Torrenova, e qui dall'altra parte regalo di Piombino che perde un altro pallone. Diciamo che in una fase confusa di questa partita forse Piombino riesce a sollevarsi leggermente di più. Il vantaggio di Piombino per ora è costruito sui rimbalzi d'attacco e poco altro, su qualche defaianza di Torrenova. Se Torrenova riesce a registrare il tagliafuori difensivo, secondo me si può anche recuperare il gap.
Adesso Carrostella in punta che cerca di avere la palla a Murabito, la riceve Murabito, va fino in fondo, Murabito viene stoppato da Sodero che lancia in avanti e palla che viene persa da Piombino, la consideriamo palla persa, in realtà è un'ottima stoppata da, per la difesa di Piombino. Sì, è una situazione di 1 contro 1, terzo tempo iniziato e finito, un tentativo di un passaggio a un piede purtroppo provoca questo tipo di conseguenze, per fortuna Sodero ha stoppato ma non recuperato, così Torrenova può iniziare un altro attacco con molti secondi. Sodero che è appena rientrato in campo al posto di Mazzantini, forse per dare anche un po' più di calma alle azioni sia offensive che difensive. Qui Gullo va fino in fondo, un'altra palla rischiosissima buttata fuori verso Murabito, poi D'Andrea uno contro uno su Riva, vediamo come la gioca ancora D'Andrea, ci mette la mano il numero 13 Bianchi, fallo ingenuo perché due contro uno forse poteva essere difesa meglio. Sì, Piombino sceglie di far ricevere spingendo un po' il lungo e il po' basso, fanno tutti aria e questo raddoppio è stato effettuato cercando la palla e non raddoppiando solo col corpo, quindi è conseguito un fallo. Tra l'altro ne parlavamo fra primo e secondo quarto, coach, il fatto che Torrenova abbia segnato tanto dalla media distanza o da sotto fa sì che automaticamente nel secondo quarto magari Piombino possa collassare un po' di più l'area e occuparla in maniera diversa. Qui D'Andrea riceve in una punta, palla fuori verso Carrostella, 3 secondi, finta, arresto e tiro, ottimo tiro di Carrostella, forse costruito con leggera foga ma comunque un tiro abbastanza pulito. Allora dall'altra parte Molteni, difeso da Murabito, infrazione di passi di Molteni e dunque palla recuperata per Torrenova che comunque con i denti, con le unghie rimane diciamo in leggera scia di Piombino. Assolutamente sì, Carrostella ha fatto bene a tirare quel tiro che si è costruito con un palleggio arresto e tiro e Serie B alla minima occasione va sfruttata. Non ha ancora segnato però la cestistica in questo secondo quarto e ci prova Gollo con un tiro forse troppo obbligato, troppo preso velocemente e dunque ne esce fuori un brutto rimbalzo d'attacco e ovviamente ne deriva che con Silva ci vuole parlare un po' sopra perché Piombino avanti 27-16 quando mancano 6-29 alla fine di questo primo tempo. Noi ci fermiamo un attimo, ci sentiamo fra 30 secondi. Si ritorna in campo quando mancano 6-29 alla fine di questo primo tempo fra Torrenova e Piombino, più 11 per la squadra ospite che guida grazie ai 9 punti di Mazzantini sinora e ai 6 di Persico, dall'altra parte sono 6 di D'Andrea. Torrenova che ancora però non ha segnato in questo secondo quarto e dopo il meno 7 con cui ha chiuso la prima frazione di gioco in questo momento è meno 11. Qui Sodero, ottima difesa di D'Andrea che recupera palla, adesso Murabito la spinge in zona d'attacco per Torrenova che esce bene dunque per quanto riguarda la fase difensiva dalla time out voluto da Corsilva. Qui D'Andrea adesso il blocco, esce a riprendere palla Murabito, c'è il blocco di D'Andrea, Murabito va fino in fondo, si protegge col ferro, va fino in fondo. I primi 2 punti di Torrenova del secondo quarto arrivano tardi ma sono di pregevole fattura. E soprattutto da un piccolo di questo Torrenova ne ha gran bisogno. È proprio Murabito l'autore del canestro, dall'altra parte dopo il quinto punto personale arriva il primo fallo di squadra per lui, anzi il secondo, mi correggo. Torrenova che comunque torna a una cifra di svantaggio, qui un cambio fuori Grigo dentro Nuogoje, forse Corsilva vuole ancora più intensità sotto le plance. Intanto è corso ai ripari perché è entrato Persico e quindi certamente Grigo ed Andrea
sono troppo poco a livello di fisico per un lungo come Persico di Piombino. Ricezione di Molteni che scarica verso Bianchi, va fino in fondo, grande scarico in angolo per il tiro da tre punti sputato dal ferro. Allora Murabito che va in contropiede, difeso da Iardella, Murabito va fino in fondo, forse obbligato a trovare questo tiro. Allora dall'altra parte Molteni che spinge palla verso il numero 13 Bianchi che vuole ricominciare. Adesso Iardella, palla sotto verso Persico che prende posizione, palla lì. E sono due punti facili facili. Coach, secondo me sono tre secondi stavo tutta per la vita. Dirti la stessa cosa. Secondo me qui c'era una leggera infrazione. Già Persico è illegale a livello di fisico, se gli concedi di stare senza la palla, cercare di riceverla così tanti secondi diventa seriamente un problema. Murabito adesso a cercare di giocare, salta molto bene Iardella, va fino in fondo Marco Murabito, altri due punti importanti. E qui invece arriva il timeout per Piombino. Morabito che con 4 punti di fila trascina Torrenova, gli permette di rimanere a meno 11. Diciamo che dall'altra parte Cocce si soffre dopo un inizio ottimo dei lunghi, si soffre adesso la fisicità dei lunghi di Piombino. Sì, in difesa Torrenova soffre un po' la fisicità soprattutto di Persico, ma quello che è buono che i lunghi non fanno aiuto sugli uno contro uno dei piccoli che invece vogliono pressare i piccoli di Torrenova. Questo è un buon segnale per Torrenova, infatti Morabito ne approfitta e ha fatto due canestri di pregevole fattura in terzo tempo dritto al ferro. Per Morabito 7 punti con il 50% dal campo in 12 minuti e 50 sul parquet, con Torrenova che comunque rimane sul meno 9. Diamo uno sguardo un attimo a quello che succede nel frattempo sugli altri campi della Serie B Girone A, con Alessandria con Firenze avanti 35-26 sulla Fortitudo Alessandria. Per Firenze in questo momento sono 17 punti di Poltroneri, che ha iniziato davvero alla grande questo campionato, 12 invece per Passoni, dall'altra parte sono 10 punti per Zampogna. Firenze che in questo momento con questa vittoria andrebbe a quota 6, sarebbe una delle squadre che rimarrebbe con il 100% di vittoria sulle prime tre giornate. Nel frattempo si ritorna in campo, come dicevamo 29-20 per Piombino in questo momento, mancano 4 minuti e 52 sul cronometro del Palatorre per concludere questo primo tempo. È tornata in campo Procacci con Iardella e non con Mazzantini, forse un po' più di calma e più di visione di gioco, coach. Intanto quello che mi piace qui, quello, finalmente, scusa ti interrompo, quello di cui parlavamo prima, prende posizione si sotto sappia Persico. Che questa è figlia comunque della gestione difensiva diversa che vuole Jorge Silva con i giovani, con i piccoli giovani, fa pressione tutto campo e questo non permette di ricevere a lungo con tranquillità e soprattutto subito ma con ritardo. E se mi permetti di dire, coach, forse è anche figlio della di come ha preso posizione prima Persico. Qui Murabito si sente caldo e prova il tiro da tre punti, tiro che però non va, e allora Procacci in azione offensiva. Qui Carlo Stella, forse per poca esperienza, ci mette il fisico troppo e giustamente viene sanzionato dagli arbitri, ma va bene perché fa sentire il suo corpo, le sue giovani gambe su un playmaker di così grande esperienza, non c'è bonus, questo è un buon fallo. E dunque, sì, lo dicevi tu, Torrenova che ha commesso tre falli di squadra, dunque può commetterne ancora un altro prima di entrare in bonus. Dall'altra parte invece sono due quelli di Piombino, di Carlo Stella che comunque continua a mettere tanta pressione su Persico, palla verso Iardella, vediamo se riesce a prendere posizione, invece no, esce Sodero, grande partenza di Sodero che va fino in fondo, però la difesa di Torrenova lo costringe a un tiro complicato, e allora Murabito che può nuovamente spingere l'azione d'attacco di Torrenova, consegnato di nuovo vediamo come la gioca, esce Carlo Stella, prova a prendere posizione nuova di sotto, non ci riesce, allora nuovamente butta Murabito, difesa da Iardella, palla fuori verso D'Andrea che si butta dentro, Murabito palla fuori verso Munastra, è un'ottima azione, forse troppo lunga, azione però con due extra pass che poteva forse essere conclusa meglio, coach. Sì, bisogna dopo il penetrare, dopo qui, la penetrazione invece, bisogna rimanere due piedi a terra, sarebbe avuto un buon arresto e tiro, ma non ha importanza, Torrenova si passa la palla, arriva a soluzioni logiche, fra l'altro prodotte, volute dall'allenatore, quindi va bene. Qui Iardella dall'altra parte intanto mette la,
tripla. Il problema è che sui cambi che c'erano in difesa si è trovato Persico a difendere su Monastra, e chiaramente prima Monastra da tre punti con un 2-10 davanti magari fa fatica a segnare, e quindi lì ha perso il tempo di tiro. Invece non lo perde Nuokoye, che mette a segno due punti e tiene Torrenova alla meno 10. Qui Procacci, palla verso Sodero, prende posizione sotto Bianchi, palla scaricata verso Procacci, difesa di Carlo Stella, poi Bianchi da tre punti, rimbalzo di Nuokoye che giganteggia sotto il ferro difensivo, e rimbalzo numero 5 per lui, e dunque permette a Torrenova adesso di tornare in una zona offensiva. Qui Monastra su cui difende Sodero, palla verso D'Andrea in punta, scarico verso Murabito, D'Andrea che va a portare il blocco su Murabito, palla sotto, ancora Murabito, scarico verso D'Andrea, arresto e difende Bianchi, D'Andrea che va fino in fondo, un tiro allo scadere dei 24, l'ennesimo tiro allo scadere dei 24 sputato dal ferro. Adesso Procacci in zona d'attacco per Piombino, spinge l'azione di attacco della squadra toscana, Iardella, palla sotto verso Persico, stoppato da Nuokoye, su cui rimbalzo però arriva Bianchi, due punti per Piombino. Ma ripetiamo, l'intensità difensiva di Torrenova è comunque diversa da quella che abbiamo visto in questo inizio di stagione. Sì, assolutamente sì, da tutti buone cose in difesa, ribadisco un po' di più attenzione ai rimbalzi difensivi con un po' più di taglia fuori, e questa è una situazione che si può certamente correggere, brutto fallo in attacco. No, invece coach, è stato fischiato fallo a Iardella, meglio per Torrenova ovviamente, meglio. Salutiamo meglio tutti intanto gli amici che ci seguono da Piombino, meglio per Torrenova questo fallo fischiato. In effetti ci poteva anche stare il fallo in attacco con Carlostella che ha abbassato la testa, ha abbassato anche le spalle, dunque poteva essere facilmente anche fallo in attacco, meglio diciamo così per Torrenova, che dunque si trova in attacco a gestirlo con 14 secondi quando manca invece 1.38 alla fine di questo primo tempo, e Piombino è avanti 34-22. È rientrato in campo Eli Antonio, gravato di due falli, e dunque lo vedete fa un po' di stretching perché non giocava da circa 13-14 minuti. Rimessa in campo adesso di Gullo che riceve da Nuokoye, esce dai blocchi Murabito, palla verso Gullo nuovamente che rifiuta il tiro da tre, va fino in fondo, arresto e tiro in step back, e fallo di Nuokoye che a rimbalzo ci mette tanta intensità, per lui è il suo primo fallo coach. Torrenova ha bisogno dei punti di Daro Gullo, che li sta cercando con continuità dal suo palleggio. Presto Daro potrà dare il suo contributo anche in fase di finalizzazione. Tra l'altro coach, ha rifiutato un tiro secondo me che poteva prendere proprio nell'ultima azione da tre punti, buttandosi dentro e trovando tutta la schiera di difensori di Piombino, poteva anche prenderlo. Comunque in attacco adesso Monastra che gestisce palla dopo il tiro di Piombino sbagliato, Torrenova che rimane aggrappata alla partita finora, palla che adesso viene messa giù da Monastra che difende, su cui difende Sodero, palla adesso su Gullo, palla sotto verso Nuokoye che va fino in fondo, tenta ancora di giocare di fisico, e Antonio gli toglie il corpo e Nuokoye perde chiaramente l'equilibrio. Iardella adesso in gestione di palla, blocco di Persico, palla gettata fuori su Sodero che si butta fino in fondo e che viene sputata davvero dal ferro questa volta. Sì, Guglielmo Sodero ha queste caratteristiche di grande fighter, se ha un minimo di spazio e trova una lettura sbagliata nella difesa su di lui va dentro come un missile, è molto forte fisicamente, questa volta ha sbagliato solo questo. È un fallo pesante per Torrenova perché è il terzo fallo per Monastra che lascia dunque il campo, al suo posto Carlo Stella che torna sul parquet. Per Monastra sinora 0 su 1 da 2, non ha fatto tantissimo per quanto riguarda la zona offensiva, ha fatto tanto a livello difensivo, forse troppa intensità. Adesso Sodero che segna il primo dei due tiri liberi che gli sono stati concessi per il fallo, sbaglia il secondo, rimbalzo toccato da D'Andrea e fatto suo in due tempi, con Gullo che si getta in attacco sul 35-22 per Piombino, esce dai blocchi Gullo
e si trova nuovamente in punta contro Procacci che lo spinge sulla destra. Ottima la difesa della, del playmaker di Piombino, blocco di D'Andrea, ancora Cullo che ubriaca di fitte. Procacci va fino in fondo, scarico verso Carlo Stella, due secondi, deve tirare. Palla che viene persa da Torrenova. Ancora una volta, coach, forse troppo tempo a palleggiare e poco tempo a cercare soluzioni immediate. Sì, sono situazioni, una volta, voglio dire, Piombino fa di tutto per rompere i giochi di Torrenova. Torrenova cerca di andare in post basso con i lunghi sono difesi davanti, sulle situazioni di pick and roll i playmaker fanno grande pressione spingendo sulla linea di fondo i palleggiatori. È chiaro che gli ultimi 6 secondi, i ricercati gli ultimi 6 secondi purtroppo, soprattutto con questa grande pressione difensiva di Piombino che ha registrato, diventano problematici. 10 secondi alla fine di questo primo tempo, Torrenova che comunque ha prodotto poco in attacco, a livello di punti sono solo 22 per la squadra di Coach Silva. Dall'altra parte però è riuscita a concedere solamente, diciamo così, 35 punti a una squadra che di media ne segna 80. Dunque secondo me a livello difensivo, nonostante le tante assenze, coach, l'intensità c'è stata finora. Ti dico che c'è partita e questo è molto importante. Chiunque entra ci sta dentro la partita, sono tutti psicologicamente abbastanza pronti, che era il primo segnale che, viste le assenze di Boffelli e Svobo, dalla squadra la squadra doveva dare. Chiaramente l'età media è molto bassa, ci sono molti giocatori esordienti in questo campionato, soprattutto con così tanti minuti, va bene così. 10 secondi dunque alla fine di questo primo quarto. Procacci, c'è difesa a tutto campo per Torrenova che tiene a 3 secondi il tiro di Piombino, si butta dentro Mazzantini in attacco e dunque finisce così il primo tempo. Si va a riposo sul 35-22 per Piombino, lo diceva il coach di Asconaro prima, c'è partita e non era scontato visto l'avversaria della cestistica torrenovese. Noi ci risentiamo fra circa 10 minuti per il secondo tempo di Torrenova Piombino.
un minuto a rientro in campo della terza giornata fra Cestistica Torinovese e Golfo Basket Piombino. Andiamo a vedere un'occhiata, andiamo a dare un'occhiata alle statistiche di questo primo tempo. Coach, che cosa evidenzi? Dalla mera lettura dei numeri, quello che salta alla vista è la predominanza di Piombino al rimbalzo, anche e soprattutto offensivo, 23 contro 14, rappresentano il fatto che Piombino è certamente più grande, più alta, ma di sicuro un po' più determinata, soprattutto a cercarsi il secondo tiro. Funzionano molto bene per entrambe le squadre le situazioni offensive che hanno finalità in post basso. Di sicuro Torrenova tiene botta in attacco contro i lunghi difensori di Piombino. La chiave è che Torrenova deve cercare qualcosa, soprattutto in termini di tiro da fuori dai propri piccoli. Gullo Murabito, Munastra, D'Andrea e Nuocoli da una parte, Sodero, Persico, Mazzantini, Procacci ed Eli Antonio dall'altra. E dunque i due quintetti, due starting five confermati anche al rientro in campo delle due formazioni. Iniziato il secondo tempo, diamo un aggiornamento dagli altri campi. Alla fine del primo tempo, intanto Gullo prova da tre punti, palla che entra e esce, rifiutata dal ferro, e azione d'attacco per Piombino. Dicevamo 38-35 per Firenze, 42-37 per Firenze alla fine del primo tempo. A Omegna invece il Green Basket è sotto 28-16 dopo 13 minuti. Qui palla sotto per Mazzantini, viene ravvisata l'infrazione di passi e dunque palla recuperata da Capitan Daro Gullo, che approccia la nuova azione d'attacco per Torrenova. Si è ripartito dal 35-22 nelle prime due azioni del secondo tempo, non si è ancora segnato. Adesso Murabito, palla in punta verso Nuocoli, Munastra la gioca in pick and roll, palla fuori per Murabito, D'Andrea, ottimo giro palla di Torrenova, poi Murabito, palla in angolo per D'Andrea che prende il tiro da due punti. Coach, è comunque un buon tiro. Sì, assolutamente, questa è una soluzione da Torrenova ben collaudata. D'Andrea ha sbagliato solo per sfortuna e finora è andata benissimo. Mazzantini esce a prendere il rimbalzo, arresto e tiro, poi Eli Antonio si alza da tre punti, palla che viene sputata dal ferro. Adesso Gullo che spinge l'azione di attacco delle Aquile, Nuoco gli è consegnata nuovamente per Gullo in punta, vediamo come la gioca con 13 secondi Torrenova. Palla adesso a Murabito che rischia una palla persa sulla difesa di Sodero, D'Andrea 6 secondi, Torrenova ha costruito poco. Adesso Gullo deve provare il tiro, cerca invece il passaggio centrale, arriva invece una palla persa, brutto attacco di Torrenova. Adesso Procacci, è quasi la recuperata di Munastra con pallone che adesso viene dato a Sodero, prova a prendere posizione di Antonio. Adesso Sodero contro Murabito, passo di incrocio di Sodero, tanta esperienza, penetrazione classica e due punti per Piombino. Sì, Murabito un po' scarico, non fisicamente pronto, mamma mia. Esatto, qui invece brutta azione di attacco dopo la brutta difesa di Marco Murabito, e incredibilmente sono 8 secondi a superare il campo. Credo non ci sia un commento tecnico a questo. Mazzerei, io giocatore dico che è un commento che si fa così normalmente. È chiaro che probabilmente Marco ha qualche problema fisico che non lo tiene a posto a livello psicologico, ma ha già fatto cose abbastanza bene. Murabito che invece lascia adesso ovviamente il campo, al suo posto Carlo Stella che va a prendere Procacci in punta, blocco di Persico, palla in arresto e tiro da tre, palla che adesso arriva a Mazzantini, rimbalzo d'attacco, ancora rimbalzo d'attacco, salgono a differenza di rimbalzi fra le due squadre, ancora Eli Antonio gli sporca la palla a Nuovo che lo tiene sotto, penetrazione di Procacci, ma è un'ottima difesa di Torrenova che dunque continua a limitare Piombino. Adesso Gullo, vediamo se riesce a spingere il contropiede, non riesce Torrenova a trovare punti in transizione, allora deve imbastire una nuova azione d'attacco. Gullo consegnato di Carlo Stella, si butta dentro Gullo, palla fuori, rischia la palla persa nuovamente Gullo, adesso arresto e tiro da tre punti, brutto tiro ancora di Torrenova che non riesce a sbloccarsi in questo secondo tempo, coach. No, ancora no, soprattutto per piccoli. Qui Sodero gioca bene e riesce a trovare un fallo di tutta esperienza, l'esperienza forse ce l'ha messa anche D'Andrea.
e dunque saranno due tiri per lui. Ovviamente non ha cominciato benissimo Torrenova e coach Silva ne vuole parlare subito su. Sì, certo, in time out cercheranno una soluzione alternativa alla, alle soluzioni offensive che ancora non hanno prodotto tiri facili o perlomeno non tanti. Torrenova che tira tanto da due punti, 9 su 27, segna però poco, tira praticamente col 30% da due punti. Dall'altra parte Piombino che riesce invece a dividere meglio i tiri, 12 su 19 da 2, 3 su 12 da 3, non sono percentuali altissime, coach, però ovviamente la differenza forse ovviamente sta tutta lì, oltre che come dicevi tu nei rimbalzi totali, 26 sono 4 in zona offensiva per Piombino, 17 totali invece per Torrenova. Sì, ribadisco, la predominanza di Piombino in mezzo all'area è visibile, ben constatabile anche dalle statistiche. Ma ribadisco, Torrenova secondo me tiene botta tutte le situazioni difensive, anche con i piccoli confronti ai lunghi, fa bene area. Piombino non attacca fluidamente e si vede anche sia dalle percentuali che dal numero dei punti segnati fino a questo momento. Per Piombino 37 non sono tanti. Non sono tanti, anche se la percentuale dice quasi 50% dal campo, perché sono 15 su 31, coach. In una partita a basso punteggio il 50% dal campo sicuramente ti permette di portare a casa la gara. Certamente, Piombino sceglie bene i propri tiri, si passano bene la palla e quindi hanno la possibilità di fare canestro con più continuità. Scappa nel frattempo a più 16 la Solbat Basket con Sodero che dalla lunetta segna il primo. Va referto anche col secondo e diventa il primo giocatore in doppia cifra di questa gara. Adesso Torrenova in attacco, Gullo, passaggio verso Munastra a cui scivola la palla, la riconsegna adesso a Gullo, Nuokoye che riceve, esce dal blocco Carrostella, riceve, difeso da Sodero, c'è fallo in inseguimento vero e proprio di Mazzantini su Gullo, sono adesso, c'è fallo per Gullo che comunque a gioco fermo, coach, da tre punti si è sbloccato. Sì, assolutamente sì, deve solo recuperare un po' di continuità e fiducia, sì, infatti. È rimessa da fondo per Gullo che adesso batte verso D'Andrea, riceve nuovamente Gullo il consegnato, palla adesso verso Munastra che gira sotto verso Nuokoye, palla verso Nuokoye che tenta di trovare due punti, non li riesce a trovare per l'ottima difesa di Eli Antonio, forse si è chiuso subito sulla linea di fondo, non è riuscito a dare quell'intensità che nel primo tempo invece aveva dato. Dall'altra parte adesso Piombino con Procacci che riceve in uscita dai blocchi, palla in posto per Eli Antonio, scarico verso Mazzantini che non viene seguito da Gullo, che fallo invece è di Carrostella se non erro, il numero 14, sì esatto, lo segna il signor Cassiano. E dunque è fallo nuovamente per Piombino, secondo di squadra per Torrenova, due tiri liberi per Mazzantini. Coach, torniamo all'azione prima, lo dicevo io prima, forse Nuokoye si è chiuso subito sulla linea di fondo e non è riuscito a trovare quell'intensità che nel primo tempo ha fatto la differenza. Sì, mi capita a volte di tirare con troppa frenesia, non avendo fissato bene l'arresto, piede a terra, questa volta ha raccolto prima di aver battuto il difensore, ha dovuto tirare col difensore avanti. Mazzantini intanto 1 su 2, scusami coach, rimbalzo in attacco di Sodero che non punisce Torrenova, adesso Gullo che spinge in attacco Torrenova che ancora non è riuscito a sbloccarsi, qui palla sotto di nuovo io verso D'Andrea, se i primi due punti del secondo quarto si devono aspettare è bene a questo punto farli così perché comunque ti permettono di trovare fiducia anche in attacco. Sì, una bella soluzione di collaborazione alto-basso e in transizione, quindi non a seguito di sviluppo di gioco, molto bene. Procacci adesso spedisce palla sotto verso Persico che esce, la palla verso Eli Antonio, palla nuovamente adesso verso Sodero, 3 secondi per tirare, Munastra che si alza, rifiuta il tiro Sodero, palla recuperata o meglio persa da Piombino per infrazione dei 24, non è la prima volta che succede, ripetiamo, l'intensità di Torrenova a livello difensivo è molto 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 alta. Niente male, avrei notato soluzioni di raddoppio sul lungo e il post basso, la squadra si spara fuori a difendere sui tiri da fuori, in difesa molto bene. Gullo adesso invece in zona offensiva contro Procacci, viene superato Nuokoye e poi palla verso Carlo Stella, girata verso D'Andrea,
che non riesce a consegnare verso Gull, adesso va in posto a giocare contro Persico D'Andrea con il gancione classico dei lunghi, palla disputata dal ferro, spinge Mazzantini, le parti nel fondo, palla dietro per Eli Antonio che sbaglia e Tamin e viene stoppato da Luca Munastra che permette nuovamente a Torrenova di correre in transizione, si arresta e tira Cossi! La bomba di Daro Gull, la prima in questa gara, si rianima il palla Torre perché tra l'altro Torrenova pian pianino torna a meno 13. Ecco, questa è la pallacanestro che deve giocare Torrenova, molto fisica in difesa, gran corsa e soprattutto spregiudicatezza e voglia sulla linea da tre punti. Pisodero col suo classico movimento va fino in fondo, segna due punti dall'altra parte, adesso Gullo palla verso Nuoco, è sotto verso Persico, due punti, due tiri liberi guadagnati se non altro per la velocità di rimettere in campo il pallone dopo un canestro subito, è diventata quasi una transizione, coach. Sì, se Torrenova rimane tranquilla e si libera dallo stress del pensiero, alle assenze, al fatto che non fa canestro con continuità, può trovare soluzioni soprattutto in contropiede o ancora in transizione che faranno molto bene sia al morale che al punteggio. Rientra in campo nel frattempo Murabito, lascia il campo Munastra gravato di terfalli, forse coach Silva lo vuole un attimo tenere caldo per l'ultimo quarto, comunque Torrenova è a meno 15 nonostante stia faticando in zona d'attacco a trovare punti, certo è coach che l'assenza di Boffelli pesa tantissimo, anche ovviamente quella di Svoboda. Certo, era una squadra... Sono 15 punti, non sono tantissimi per questi due giocatori. No, questi... Era una squadra costruita su due esterni di quella qualità, per questo è giusto considerare relativamente alle situazioni accadute la prestazione di Torrenova in questa partita. Nuoco che segna un tiro libero, passatemi la battuta, non è per nulla una cosa ovvia. Vediamo il secondo del lungo della cestistica, fa infatti 1-2. Quando mancano 4:34 alla fine di questo terzo quarto, Torrenova è ancora aggrappata per chi pensava potesse essere una partita totalmente a favore di Piombino, che comunque è avanti 42-28, palla verso Procacci, recuperata dall'ottima difesa di Nuokoye, va sul fondo Nuokoye, segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, segni di Torrenova che ha una vita, coach. Sì, assolutamente sì. Visto questo contropiede è frutto di un aiuto in tre sulla palla, in tre hanno tentato di recuperare ed è uscita una splendida situazione di contropiede con l'Enduano. E ovviamente ferma la gara la coach di Piombino che vede Torrenova rientrare se non del tutto comunque ancora in partita. Siamo 42-30 con 3 punti di Gullo, 7 di Murabito, 8 per Nuokoye che adesso andrà in lunetta, 8 per D'Andrea, 4 per Drigo, dall'altra parte sono 10 per Mazzantini, 10 per Persico, 8 per Sodero, 5 per Procacci, 3 per Iardella e 2 per Eli Antonio, Bianchi e Riva. Facciamo un salto sugli altri campi, vediamo quello che nel frattempo sta succedendo soprattutto ad Alessandria, dove Firenze avanti 55-45, Alessandria che aveva chiuso sul meno 4 alla fine del primo tempo, Firenze che ha allungato, in questo momento sono 20 punti per Poltroneri e 12 per Passoni, dall'altra parte 14 quelli di Zampogna e 12 per Serafini. Andiamo un attimo Omegna a vedere il risultato fra Omegna e Green Basket Palermo, siamo 31-22 per la Fulgor che è avanti grazie ai 10 punti di Balanzoni, dall'altra parte invece sono 6 per Lombardo, 4 per Di Marco, Duranti e Pollone. Torniamo invece a Torrenova dopo è finito il minuto chiamato da Costa Andreazza, Obinna Nuokoye che adesso è atteso dalla lunetta, per lui sinora non una percentuale altissima, 2-6, coach però sono 8 punti e 7 rimbalzi, è comunque in odore di doppia doppia, con Piombino che ha due lunghi, tre lunghi di tutto rispetto. Sì sì, assolutamente, è una prestazione super, ribadisco, considerato tutto Torrenova sta facendo bene. Dalla lunetta ci ha pensato forse durante il time out e questo non fa mai bene, sbaglia, diventano 2-7 dalla lunetta, sono 5 punti pesantissimi che in questo momento avrebbero potuto tenere Torrenova almeno 7. Adesso Sodero, palla verso Mazzantini, scarico verso Procacci, difeso da Carlo Stella, recupero in aiuto di Gullo e palla recuperata da Torrenova,
il capitano che trascina ancora la squadra di casa qui da Andrea fino in fondo, sotto forse con un fallo non ravvisato dai Picchi e Cassiano. Palla che adesso arriva verso Piombino, palla verso Sodero che va fino in fondo e perde un'altra palla. Piombino in rottura prolungata, può spingere il contropiede Torrenova, palla adesso verso Gullo che predica calma come esperienza. Torrenova c'è ancora viva. La notizia buona è che Gullo è ufficialmente entrato in partita, sta facendo finalmente le sue cose, blitz difensivi, recuperi sui lunghi, tiro a tre punti, gestione delle corse, finalmente è dato entrato in partita. Qui Murabito invece prende un tiro non perfetto, forse anche un cambio di difesa di Piombino che ha cambiato sul doppio blocco esterno, forse sembra essere passata quasi a zona, non so se hai notato. Sai che mi sono distratto, non lo so, la prossima azione te lo dico. va bene, torniamo in diretta. Torrenova che comunque è lì, 42 a 30 per Piombino, che sembrava in controllo, pieno controllo della partita, invece trascinata da Gullo, da Capitan Gullo, dal suo playmaker. Torrenova è rientrata non totalmente partita, ma comunque è sul meno 12. Vediamo, si sta un attimo attendendo la pulizia dal campo da parte dei ragazzini qui sul parquet. Riparte Piombino, palla in mano per Procacci, difeso da Carlo Stella, ottima la difesa di Carlo Stella sinora, poco in attacco ma tantissimo in difesa da parte del giovanissimo piccolo di Torrenova. Esce a difendere Carlo Stella, forse troppo aggressiva, palla verso Persico che prende il tiro da tre, rimbalzo di Gullo che può spingere la transizione, si arresta da tre punti Gullo. Era un tiro che però doveva prendere. Doveva prendere, il suo tiro avrebbe veramente rimesso le cose quasi a posto. Avrebbe probabilmente riportato definitivamente Torrenova in partita. Adesso Iardella su cui difende Capitan Gullo, palla fuori, il pick and roll non ha portato vantaggi, allora riprende nuovamente, c'è cambio, palla sotto, Carlo Stella, non riescono a prendere Persico, palla ancora di Mazzantini, scadono ancora i 24 secondi. Un'altra azione difensiva, un'altra palla recuperata da Torrenova. Molto bene, Torrenova ha una certezza, difesa, recupera fortissimo su uno contro uno facendo aria, esce fortissimo sui tiratori, sono ottimi segnali. E Piombino che ovviamente ha aumentato le palle perse che sono diventate 12 contro le 6 di Torrenova, sono comunque tante per una squadra di questo calibro, nonostante l'impressione che Torrenova trovi con fatica la retina, coach. Sì, però sono in condizione psicologica, basta pochissimo per tornare in partita. Esce Daniele D'Andrea, 8 punti per lui sinora con 4 su 11 dal campo e 3 rimbalzi, rientra in campo Davide Drigo che ha dato intensità, 4 punti e un rimbalzo sinora, palla adesso in punta verso Drigo, esce dal blocco Murabito a cui viene rubata la palla e qui Mazzantini con la schiacciata che dà nuova vita a Piombino, 2 punti pesantissimi per una squadra che era in rottura completa. Adesso Drigo, palla in punta verso Murabito con Gullo che esce dal blocco, su Gullo difende Procacci, 9 secondi per trovare la via del canestro, fallo di Procacci, dovrebbe essere il secondo fallo se non erro, e sì, infatti è così, secondo fallo per lui. Piombino che adesso però entra in bonus quando manca 1 minuto e 48, coach. Purtroppo queste palle perse dal palleggio sono sanguinose, si abbassa l'intensità e in questo particolare momento della partita è un po' pericoloso. Adesso palla verso Murabito su cui forse c'era un fallo, Murabito si getta rimbalzo e adesso la partita è diventata ancora più sporca sotto le plance. Murabito rimane a terra dall'altra parte, forse si è infortunato, palla invece scarico verso Iardella da tre punti, fallo e canestro di Mazzantini, 4 punti pesantissimi per lui che riportano al più 16 Piombino, e con Piombino che ha anche un tiro libero, coach. Nel frattempo è rimasto a terra Marco Murabito. Sì, è l'ennesimo tentativo un po' forzato, ha provocato purtroppo, credo, un testone, una storta piede su piede. Vediamo le cure. Si è rialzato nel frattempo Marco Murabito, è un ottimo segnale.
Dovrebbe essere rientrato in campo Monastra, sì, è rientrato in campo Monastra. È chiaro che una piccola accelerazione, coach, e Piombino è tornata su quasi probabilmente al più 17. Purtroppo due scelte sbagliate hanno provocato due palle recuperate di Piombino, che ha potuto correre e fare più facile. Questo canestro purtroppo è figlio dell'ennesimo taglia fuori non eseguito. È chiaro che Terranova deve tornare a eseguire registrando taglia fuori, rimbalzi e gestendo bene le situazioni offensive. E speriamo nulla di grave invece per Marco Murabito, che lascia il campo dopo 23 minuti giocati sinora, con 7 punti per lui e 3 su 9 dal campo. Non altissime percentuali, ma d'altronde in una partita dove si è segnato poco era difficile chiedergli altro. Dall'altra parte invece Mazzantini dalla lunetta, 4 su 6 per lui sinora, 1 su 3 da 3, per un totale di 5 su 9 dal campo. Lui sì che tira con più del 50%, per lui anche 7 rimbalzi e 14 punti finora. Coach, una partita totale di Mazzantini. Le individualità di Piombino sono indiscutibili, giocatore di talento con esperienza, quindi Mazzantini è proprio uno fra questi. Diventano 15 punti per lui, che porta Piombino nuovamente sul più 17. Torrenova forse ha sprecato il fatto di avere l'inerzia dalla sua parte. Adesso Murabito, Drigo consegnato verso Cullo, palla che adesso viene giocata in questo modo, fallo di Procacci, il terzo per lui, due tiri, coach, per Cullo, e il secondo fallo che Procacci fa nello stesso modo. Sì, se Daro continua a tenere in mano l'iniziativa e la gestione delle cose offensive, non può far altro che migliorare la situazione. E Procacci è costretto a lasciare il campo per aver commesso anche il terzo fallo. Cioè, ragazza lo toglie fuori, al suo posto inserisce Bianchi. Bianchi sinora per lui due punti con 1 su 3 dal campo e 3 rimbalzi. Procacci invece lascia il campo con 5 punti sinora e 2 su 4 dal campo. Qui Cullo nel frattempo ha messo il primo tiro libero, fa 2 su 2 lui, riportando almeno 15 Terranova, che comunque con i denti è la sensazione che dà qui dal campo, è comunque di essere ancora in partita. Sì, Terranova è aggrappata a questa partita. Ribadisco, è la difesa che la tiene in queste condizioni. Piombino, nonostante le percentuali buone, ha certamente tirato di meno, quindi è chiaro che il suo punteggio si è così basso. Qui arriva invece il secondo fallo di Cullo, fallo intelligente, diciamo, dopo un'ottima azione manovrata di Piombino, che ha portato la palla sotto su Persico. Lì Cullo spreca, diciamo così, un fallo, ma è un fallo utile, perché costringe Persico dalla lunetta a tirare i due tiri liberi. Vediamo Persico, adesso finora 10 punti per lui, segna il tiro libero, per lui anche 6 rimbalzi finora all'interno di questa partita. Nel frattempo ovviamente mancano 46 secondi alla fine di questo quarto. Persico che fa 2 su 2, riportando a 17 le lunghezze di distanza fra le due squadre. Palla adesso amministrata da Cullo in cabina di regia per Torrenova, difende Mazzantini su di lui, mettendo ancora più intensità. Drigo riceve in punta, palla adesso verso Drigo, 9 secondi per tentare il tiro, arresto e tiro di Cullo, che adesso prova davvero a trascinare la squadra. Quando mancano 23 secondi alla fine, Cullo arriva a quota 7 punti, primo canestro da 2 punti per lui. 17 secondi alla fine di questo quarto, palla in mano a Iardella, su cui difende Carlo Stella. Torrenova non può commettere fallo perché è in bonus. 8 secondi, arriva il blocco di Persico, c'è il cambio su di lui, palla adesso verso Eliantonio, che prende il tiro da 3, su cui difende Drigo. Pinocchio è a rimbalzo, tenta il tiro da 3 punti, ovviamente nella disperazione che non va, finisce qui il terzo quarto. Torrenova è sotto 49-34 contro una Piombino che comunque, coach, non riesce a trovare i suoi ritmi, l'ha fatto per poco e forse questa è la differenza sinora. Torrenova ha recuperato un'altra certezza, una era la possibilità dei propri lunghi di poter giocare senza problemi uno contro i lunghi di Piombino. Seconda era la difesa, che più avanti è andata la partita più Torrenova fa meglio. Ora è tornato Daro Cullo, che gestisce con più tranquillità e soprattutto fa canestro, e che Torrenova non può fare altro che meglio ancora. E Cullo, che finora, lo dicevamo, ha segnato poco, ma ha segnato in momenti importanti della gara, ha smazzato anche due assist per lui con una valutazione di 5 totale. È chiaro che passa tantissimo dall'esperienza di Daro Cullo il campionato di Torrenova,
lo dicevamo durante la terza frazione di gioco, in questo momento avrebbe fatto davvero comodo la presenza di due giocatori come Boffelli e Svoboda. Sicuramente sì, al Toronova mancano due giocatori importanti, fra l'altro due esterni e fra l'altro due finalizzatori, due obiettivi nei sistemi offensivi di York. È chiaro che con il ritorno di giocatori che in quintetto possono fare, possono dare il loro contributo di punti, di esperienza, è chiaro che Toronova sicuramente migliorerà. In una partita a punteggio bassissimo, tenere comunque Piombino a 49 punti, una squadra che comunque di media ne fa una settantina alla fine del terzo quarto, secondo me è un ottimo segnale. Il punteggio maggiore sinora per i ragazzi di Piombino sono i 15 punti di Mazzantini, uno che sinora ne aveva fatti 9 di media. È chiaro che se concedi da una parte togli dall'altra, nel senso che Procacci, che tra l'altro è uno dei migliori marcatori di Piombino, una media di quasi 15 punti, in questo momento è fermo a 5, però se togli Procacci, se togli i punti di Procacci a Piombino, qualcosa devi concedere dall'altra parte. Certo, per fortuna lo sport non è matematica, è tutta una questione di gestione, di situazioni difensive e offensive. Toronova sta facendo molto bene su alcuni terminali offensivi e su alcuni obiettivi del sistema d'attacco di Piombino. È chiaro che da qualche parte deve pagare. Comunque fino a questo momento ribadisco, difesa ok. E dunque godiamoci gli ultimi 10 minuti di questa partita fra Toronova e Piombino. La prima palla dell'ultimo quarto la gestisce Piombino, esce Mazzantini in catch and shoot da 3 punti, non va, rimbalzo di Munastra, palla adesso a Gullo che amministra l'azione d'attacco di Torrenova. Drigo, ancora Gullo su cui difende Mazzantini, con Procacci fuori per 3 falli sinora. Drigo va fino in fondo, mette giù la palla, poi si va a cacciare all'interno di una zona diciamo piena di giocatori. Palla adesso verso il numero 13 Bianchi, che la gioca contro Munastra. Munastra spreca un fallo, è il suo quarto fallo. Coach, questo pesa, fatto soprattutto all'inizio dell'ultimo quarto. Sì, ma Munastra doveva far sentire il fisico per, insomma, per rappresentare se stesso alle prossime cose di difesa di questo quarto. 9:20 da giocare in quest'ultimo quarto, 49 Piombino, 34 Torrenova. Piombino che attacca, palla in mano, con 16 secondi sul cronometro, palla verso Eli Antonio, forse è un'infrazione di doppio palleggio, rimbalzo però di Drigo, Eli Antonio che sbaglia il tiro. Adesso Gullo, scarico verso Munastra che deve prendersi il tiro da 3, rifiutato, Munastra si getta rimbalzo, forse un tiro corto dettato dalla paura dell'arrivo dell'avversario. Coach, è un tiro che poi decide di prendere, ma che devi fare con più sfacciataggine, con più presenza psicologica. Iardella, palla verso Persico che riceve spalla a canestro, palla nuovamente fuori verso Iardella che si alza da 3 punti, rimbalzo di Eli Antonio che mette palla giù, ancora dentro, ed è chiaro che se concedi ancora rimbalzi offensivi, extra tiri, è chiaro che così fai molta molta fatica ad avere ragione su Piombino. Qui Drigo adesso verso Carrostella, esce nuovamente dall'ennesimo blocco Gullo su cui c'è la difesa di Mazzantini, rischia la palla persa, 10 secondi da giocare in questa azione. Gullo, scarico verso D'Andrea che si alza dalla media, deve prenderlo, deve tirare, lo realizza così. La notizia buona era che Persico ha rinciato due volte uno contro uno vantaggioso per buttare la palla fuori, e questa è mancanza di serenità. Qui invece arriva il fallo di Carlo Stella, un fallo diciamo criticabile su una palla quasi persa di Ardella. Comunque il segnale dell'intensità difensiva di Torrenova c'è. Bravo, questo è un bel segnale che Carlo Stella faccia questa pressione, questo che gli chiede il suo allenatore. Stava provocando una palla recuperata molto bene. E soprattutto dopo le prime due partite non era ovvio che arrivati a 8 minuti dalla fine Torrenova fosse discretamente in partita contro una squadra come Piombino, e soprattutto che potesse mettere questa tanta intensità. Io guardi ragazzi, da qualche giorno ero sicuro che potessero fare una prestazione del genere, perlomeno relativamente alla presenza nel campo e all'atteggiamento psicologico. Iardella gioca contro Carlo Stella, prende il tiro Iardella, fallo di Carlo questo Stella. Questo è un altro fallo che non condivido per niente. Purtroppo i ragazzi pagano la poca, non solo la poca esperienza, diciamo ma la poca conoscenza, la poca loro conoscenza degli arbitri in questo campionato.
ed era una delle cose su cui si ragionava in queste settimane, dei risultati negativi per Torrenova, anche in questo scotto del noviziato per una squadra che ancora sta prendendo le misure con un campionato mai giocato prima. Qui nel frattempo Iardella sbaglia il primo tiro libero, Iardella che sinora comunque ha tirato molto bene dalla lunetta nelle prime due giornate, con il 75% dal campo, fa 1 su 2 dal campo, portando a Piombino 16 lunghezze di vantaggio. Nuovamente Gullo che orchestra l'azione d'attacco di Torrenova, la difesa della numero 9 Molteni, adesso D'Andrea in punta, consegnato verso Morabito, rifiuta, anzi la finta di Morabito, palla invece consegnata a Gullo, su cui viene fischiato un altro fallo, l'ennesimo fallo fischiato a Doro Gullo, diventano 6, coach. Sì, Daro fa bene a cercare questi contatti per recuperare i falli e per fare in modo di arrivare in bonus il più possibile, in modo che la pressione di Piombino, se eccessiva, possa degenerare in problemi di falli per loro e per recupero e tiri liberi da parte di Torrenova. Primo fallo per Gullo, per Molteni, e primo fallo di squadra per Gullo. Qui si getta dentro Marco Morabito, c'è fallo di Bianchi, secondo fallo di squadra per lui. Secondo fallo, se non erro, anche per Bianchi, esattamente confermato dal tavolo. Quando mancano 7:33 alla fine, Torrenova è sotto 52-36. Coach, comunque vedo una squadra totalmente in partita che crede ancora di potercela fare. Assolutamente sì, non devono perdere tra l'altro questa voglia, non devono perdere l'iniziativa. Qui forse un tiro leggermente affrettato, ma dopo il canestro di prima magari era caldo e se la sentiva anche Daniele D'Andrea. Dal ferro questo tiro, Molteni in palleggio, rischia tantissimo Piombino, c'è tanta pressione, tanta aggressività di Torrenova. Qui Iardella, palla verso Persico che prende il tiro, rimbalzo di Iardella ai danni di Monastra. Qui palla sotto, adesso verso Eli Antonio, marcato da Grigo, spalle a canestro Eli Antonio, forse cambia il posto di arretramento. Qui l'arbitro non fischia il fallo, secondo me ci poteva stare un fischio ai danni di Eli Antonio, palla che però viene recuperata comunque da Torrenova. 6:50 da giocare, Monastra in palleggio, adesso Carlo Stella che cerca Gullo, riceve Gullo, 8 secondi da giocare, Gullo ancora, fallo e Daro, canestro da 3, subisce il fallo, libero supplementare, azione possibile da 4 punti, questa, coach, è da top 10. Bella fiammata, Daro è tornato, ha preso la squadra in mano, grande segnale. Partenza con finta in palleggio, spiazzato completamente Iardella che commette fallo sul tiro da 3 punti. Torrenova torna almeno 13 con Gullo dalla lunetta, Gullo che arriva a quota 10 punti, così come D'Andrea, sono gli unici due e forse quelli che stanno trascinando Torrenova sinora. Qui rimbalzo sfiorato con Gullo che sbaglia il tiro libero, e comunque segnali di totale presenza in campo per Capitan Gullo e per Torrenova. Nel frattempo vanno sul cubo dei cambi sia Nuovoia che Munastra per Torrenova. Adesso Molteni, palla fuori verso Eli Antonio dall'angolo, piedi a terra, può tentare il tiro, rimbalzo di D'Andrea, adesso Gullo che può spingere sotto verso Trigo, in transizione Torrenova si riavvicina almeno 11, Torrenova, coccia, è totalmente sul pezzo. Assolutamente sì, in difesa mani addosso, grandi raddoppi, forse regole non eseguite perfettamente, ma voglia, sfacciataggine, molto bene, molto bene. Qui Procaccia al ferro, rimbalzo di D'Andrea, rimbalzo di Procacci. Che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con libero supplementare. Comunque è lì sul pezzo Torrenova, Procacci di esperienza, coach, ha trovato 2 punti dalla spazzatura. Se D'Andrea, che è certamente un bravo ragazzo, so si gomiti, questo è il momento di fare le cose fisicamente e non certo di fare le gare di salto. Libero supplementare per Procacci che va a segno, riportando Piombino alla più 14, punti di sana ed esclusiva esperienza per il playmaker di Piombino che tocca adesso quota 8 punti. Adesso Drigo,
ferma forse troppo velocemente il palleggio, adesso Murabito che va fino in fondo contro Sodero. Murabito, passo di incrocio sotto canestro, due punti per lui, adesso si segna da tutte e due le parti. Sì sì, ora si fanno le cose bene, questo è il momento, ragazzi, di avere in testa che ora la partita è una guerra, non bisogna rinunciare a niente, mani addosso, diventare fisici. Qui Bianchi, tiro da tre, troppo forzato con Murabito che prende forse un altro fallo, qui invece il fallo è di Molteni con Piombino che adesso raggiunge il bonus, tutte le due squadre in bonus a 5 e 15 da giocare, adesso coach, anche e soprattutto i tiri liberi faranno tanto la differenza. Assolutamente sì, farà la differenza comunque far capire chi vuole vincere la partita. Ebbene, andiamo a vedere le percentuali parlando proprio di tiri liberi con Torrenova che tira ai noi, per noi che commentiamo e siamo di qui, 4 su 10 dalla lunetta, dall'altra parte 12 su 16, insomma su 12 punti 8 vengono dalla lunetta, la differenza forse non sta tutta lì ma quasi. Sì certamente è uno dei motivi per cui Torrenova è sotto, la gestione dei tiri liberi soprattutto in questa categoria, certo non puoi lasciare percentuali così basse in tiri senza difesa. Torrenova attacca sul meno 12 con Munastra in palleggio su cui difende Molteni, la ruba Molteni, poi Munastra che va fino in fondo e rischia addirittura di segnare per Munastra, è il quinto fallo. Coach, però coach Silva ne vuole parlare un attimo, questa è una palla persa coach, davvero davvero pesante. È sempre sul cono centrale dell'attacco e dal palleggio, è chiaro che alcune situazioni in tutti i campionati, in tutte le partite, ma soprattutto in questo bellissimo campionato fatto di squadre con grandi giocatori, è chiaro che se le situazioni non si fanno con la giusta aggressività diventa un problema. Andiamo a vedere negli altri campi cosa sta succedendo quando mancano 4 e 16 alla fine dell'ultimo quarto. Ad Alessandria siamo sul 72 a 60 per Firenze, mentre ad Omegna è appena cominciato il terzo quarto, Omegna è avanti 42 a 25 contro il Green Basket Palermo. Diamo un attimo invece un'occhiata ai punti delle due squadre qui al Palatorre con Piombino, lo ripetiamo, avanti 55 a 43, ma con Molteni che adesso può portare al più 14 la squadra ospite, sono 15 punti per Mazzantini, 12 per Persico, 8 per Procacci e Sodero. Dall'altra parte sono 10 per Gullo, 10 per D'Andrea, 9 per Murabito e 8 per Nuogoye. Coach, una riflessione sull'intensità delle due squadre. Parlavamo soprattutto nel primo quarto di Torrenova che si gettava molto al rimbalzo, adesso le rotazioni molto corte della squadra di coach Silva sembra stiano incidendo tantissimo anche sul tipo di lucidità nelle azioni d'attacco. Questo sicuramente, ma sono sicuro che Jorge Silva nei minuti sta chiedendo tutto indipendentemente da tutto. Questo non è il momento di pensare alle assenze, non è il momento di pensare a problemi fisici, psicologici, questo è il momento di dare tutto e far guerra per vincere questa partita. Molteni dalla lunetta, sputato totalmente dal ferro, il primo tiro libero per lui, Molteni che ancora non aveva tirato un libero in stagione, lo fa adesso sbagliando il primo tiro e facendo 0 su 2, è un'ottima notizia per Torrenova, meno ottima per Piombino che adesso deve difendere la convinzione comunque di Torrenova di poter giocarsi questo finale di gara. Murabito, ricezione di Gullo, arresto e tiro da tre punti. Gullo, palla che viene sputata anch'essa dal ferro, era comunque costruita nel modo giusto. Sì sì, tiri che Daro deve prendere assolutamente, se ha spazio deve tirare. Tra l'altro adesso con Silva sta giocando con Gullo da falsa guardia con Marco Murabito a portare avanti il pallone, allora adesso verso riva, difeso da Gullo e fallo di Gullo, fallo intelligente di Daro Gullo, anche perché l'alternativa probabilmente sarebbero stati i due punti segnati da riva. Magari poteva aspettare qualche secondo perché c'era Murabito che stava raddoppiando con decisione e stava arrivando, il lungo sta arrivando sotto la linea del canestro, quindi probabilmente, comunque pur non di meno, molto bene, aggressività in due sulla palla e mezzo all'aria va molto bene. Non ha ancora tirato il liberi neanche Riva in questo campionato, lo fa ora segnando il primo per Gullo, intanto il terzo fallo personale, Riva ancora dalla lunetta, fa 2 su 2 riportando Piombino al più 14,
La rimessa adesso Drigo, palla verso Carlo Stella, vediamo se riesce a gestire il pallone, lo consegna Murabito, mani probabilmente più pulite quelle del playmaker ex Orlandina, consegnata verso Gullo che adesso va fino in fondo, palla verso Nuovoli, rischia ancora la palla persa Torrenova, qui Obin con un ottimo passo, con un ottimo piede perno, va a rimbalzo, recupera e saranno due liberi per lui, coach Torrenova è comunque ancora sul pezzo. Assolutamente sì, assolutamente sì, deve continuare intanto a far canestro e dire liberi, poi continuare a difendere, a correre, a cercare soluzioni, buone soluzioni in transizione e continuare ad avere questa aggressività per andare con palla verso il canestro. E quanto pesa quel secondo quarto da soli 6 punti segnati, solamente a pensarci adesso quanto pesa l'ennesimo errore dalla lunetta di Nuokoye che fa 2 su 8 dalla linea della carità. Vediamo il secondo tiro libero, 0 su 2, e questo poi c'è davvero pesante. Certo, tutto quello che lui produce a livello di 1 contro 1 purtroppo è perso dalla U. Qui intanto Carlo Stella va a far fallo, fallo secondo me speso in maniera lucida da Carlo Stella, che magari è stato un po' pigro sulla difesa ma che ha abbassato in maniera diciamo abbastanza tecnica questo braccio per non far segnare Procacci. Sì, giustamente Drigo si lamenta del fatto che uno contro uno contro di lui degli attaccanti più esperti di Piombino vengono vinti perché usano molto hooking, cioè usano molto agganciarsi col braccio sul corpo del difensore. È chiaro che questo produce troppo vantaggio a Piombino nelle situazioni uno contro uno. Procacci va a segno dalla lunetta, intanto è uscito per 5 falli anche Carlo Stella, sono due i giocatori usciti per 5 falli, Monastra e Carlo Stella per Torrenova, Procacci 2 su 2 e Piombino si riporta a distanza diciamo di sicurezza sul più 16 a 3,50 dalla fine del match. Adesso Gullo, palla verso D'Andrea, esce Triolo a ricevere in punta, rischia tanto Triolo, adesso Murabito 10 secondi alla fine, difende Sotero su di lui, ancora Triolo, palla sotto, spedita verso Nuokoye, uno contro uno di Nuokoye, 3 secondi, palla che viene gestita allo scadere da Nuokoye, sono 10 punti per lui, sono 9 rimbalzi per lui, uno di quelli che comunque Coach non sta mollando per nulla. No, ma veramente mai, non sta mollando mai. Sinceramente invece, questo è fallo in attacco, chiaramente non fischiato al ragazzino che è entrato, che ha fatto probabilmente le sorti in Serie B. Mi piace di Carlo Stella che è stato lucido, ha cercato angolo di passaggio per servire il suo lungo, bene, è chiaro che se l'arbitraggio fosse poco un po' più equilibrato sarebbe più facile, ecco. Segna il primo libero Molteni, nel frattempo con Piombino che si riporta al più 15, per Molteni è stagionale visto che finora non aveva segnato tantissimo, una media di un punto nelle due gare giocate, Molteni che adesso invece con questi due liberi è arrivato a quota 2 punti, adesso Nuokoye gestisce la palla contro, ha fermato invece il palleggio, qui brutta palla persa, recuperata da Nuokoye che ha rischiato tantissimo, va dentro fino in fondo, uno contro uno di Nuokoye, che canestro coach! Sì, Piombino non vuole far ricevere la palla a Darogullo, ha capito che è lui quello che costruisce situazioni offensive, Obi ha sfruttato la sua gran prepotenza fisica per andare dentro come un treno. Riesce a ricevere adesso Bianchi, palla verso Mazzantini, cambia mano, meraviglioso, fallo di Obin, questi invece sono due tiri coach che comunque tengono a distanza Torrenova e che se segnati danno meno inerzia a una squadra che deve recuperare soprattutto con questo poco tempo. Sì certo, sono tutto, ormai si viaggia sul fulano, due o tre situazioni positive darebbe là Torrenova per recuperare, ma ora è il momento della grande esperienza di Piombino. Diventa 19 su 25 nel frattempo il conteggio dei tiri liberi totali per la Solbat Golfo, Mazzantini che fa 2 su 2, dunque segnate 20 su 26, dall'altra parte coach 4 su 12. Sì, è una delle letture, purtroppo i tiri liberi per Torrenova sono un problema. Se consideri che la differenza sono 16 tiri liberi segnati, guarda il punteggio. Assolutamente sì. Adesso Nuokoye che recupera palla dalla media, tenta il tiro che
probabilmente doveva prendere, visto come D'Andrea non era riuscito a trovare spazio sotto canestro. Adesso Procacci gestisce la palla quando entriamo negli ultimi due minuti. Procacci va fino in fondo, è grande stoppata di Nuovoie ai danni del playmaker di Piombino. Qui rischia la palla persa invece Sodero quando mancano 6 secondi. Coach, un dato di fatto è che Nuovoie non molla mai. Mai, questo è sicuro. E adesso c'è il time out per Coach Silva, che reputa adesso una difesa importante questa, magari non subire canestro quando mancano 2 minuti, meno adesso quando mancano 1:58 alla fine, potrebbe dare qualche ultima chance di rientrare in una partita a Torrenova, che comunque ha dimostrato in questa terza partita di essersi adesso iscritto al campionato di Serie B. Sì, assolutamente sì, è stata una prestazione veramente buona, soprattutto in qualche parte del campo. Torrenova ha dimostrato che è squadra che può far bene, considerando che mancano almeno 2 giocatori di quintetto. Uno è Boffelli perché è infortunato, ma mi pare che tornerà presto. Il resto bisogna considerare ancora Torrenova in costruzione, quindi oggi questa prestazione ha dato ottimi segnali per il proseguo del campionato. Si rientra in campo quando manca dunque 1:58 alla fine, lo diceva coach Fiasconaro in commento qui al mio fianco. È comunque un'ottima prestazione di Torrenova. Dall'altra parte Piombino, che la sensazione che ha dato è che comunque inesorabilmente ha creato quel divario fra primo e secondo quarto, e Torrenova non è mai riuscita davvero ad andarci sotto. Ci ha provato 2-3 volte con Gullo, ci ha provato 2 volte con D'Andrea, ci ha provato qualche volta con Nuovoie, però probabilmente la lunghezza della panchina di Piombino e la qualità del roster di Piombino ha fatto la differenza sinora. La sensazione che ho, intanto Torrenova si è messa a zona. Bianchi prova il tiro da 3 punti, la tocca Triolo che non riesce a controllare il rimbalzo. Poteva davvero essere un'azione importante questa, soprattutto per un tiro veloce, forse inopportuno del giovane Bianchi. Torrenova che però non è riuscita a controllare il rimbalzo, forse qui un po' pigro Triolo a rimbalzo. Sì, certamente una palla del genere si strappa a 2 mani, si corre, chiaramente un po' di esperienza. Ribadisco, la sensazione che ho è che Torrenova non abbia subito né Piombino come squadra né le individualità di Piombino. Questo è veramente un buon viatico. E dunque, lo dicevi tu, si è messo in zona Torrenova, prova a castigarla subito dall'angolo Piombino col tiro di Sodero che non va dalla lunga distanza. Adesso Murabito si arresta per il tiro da 2 punti. Arriva il canestro di Marco Murabito che prova a caricarsi quando manca 1:40 alla fine, con Procacci che adesso chiama lo schema. È rientrato intanto in campo Eli Antonio al posto di Bianchi. Adesso Procacci in angolo, c'è il taglio di Eli Antonio, centrale di Bianchi, palla sotto per Eli Antonio, attaccata però benissimo la difesa da parte della Solbat Golfo. Adesso 1:23 da giocare alla fine, sembra quasi il canestro della staffa finale che chiude definitivamente la gara. Qui invece il fallo sotto canestro fischiato da Antonio su Murabito, e Murabito che prova dalla lunetta a trovare punti rapidi e veloci per una gara che comunque sembra i titoli di coda. Che fisica, quanta fisicità in mezzo all'area di Piombino. Murabito ha sbattuto contro due muri, però ha recuperato un buon fallo che gli può permettere 2 tiri liberi e migliorare la sua prestazione perlomeno a livello di punteggio. 1:17 dunque alla fine di questa gara. Piombino conduce 65-49 alla Pala Torre in questo secondo anticipo della terza giornata del campionato. Dagli altri campi vediamo quello che sta succedendo. C'è Omegna avanti contro il Green Basket Palermo al 27esimo per 55-38. Dall'altra parte ad Alessandria al 38esimo. Alessandria è incollata a Firenze sul 78-79, insomma partita punto a punto in quel di Alessandria. Qui Murabito 0-2, adesso la stanchezza si fa davvero sentire. Partita diciamo dai 2 volti per Marco Murabito, che ha cominciato bene una parte centrale in tutta la apnea, forse in difficoltà, poi alla fine ha tentato di riprendersi. Qui dall'angolo Bianchi il tiro da 3 punti che non va, rimbalzo di Eliantonio e palla che si perde sul fondo. Coach, lo possiamo dire, Piombino porta a casa probabilmente 2 punti,
Torrenova però porta a casa la convinzione che può giocarsela davvero con tutti in questo campionato, mettendo quell'intensità e quella voglia che è mancata per lunghi tratti all'esordio contro Firenze, soprattutto nel secondo tempo, e che è totalmente mancata contro Empoli nella seconda giornata. Assolutamente sì, Jorge Silva può tornare a casa con una serie di canzoni positive, e questo veramente dà grande stimolo per le prossime cose. Qui Murabito invece sulla palla persa di Cullo va Bianchi a segnare, e adesso si allarga il divario alla più 18, forse per quello che ha dimostrato Terrenova il divario forse troppo largo. La verità è che Piombino è una squadra che deve fare un campionato totalmente differente da quello che dovrà fare Torrenova, con Piombino che sicuramente anche questa sera ha dimostrato che nonostante non giochi un basket meraviglioso, nonostante non giochi un basket completamente divertente, è un basket pratico, cinico, che porta punti. Sì, se Piombino non ha giocato bene, secondo me il merito è di Torrenova, che ha fatto molto bene le cose della difesa, non ha subito contropiede, transizioni, se non da qualche palla recuperata dal palleggio, quindi una quadratura Torrenova ce l'ha, e questa quadratura difensiva Piombino l'ha sofferta. Torrenova che adesso nel turno infrasettimanale riposerà sfidando poi nuovamente al Palatore domenica prossima il Green Basket Palermo. Per Piombino invece nell'impegno che viene intanto tripla di Marco Murabito, dicevamo nell'impegno infrasettimanale Piombino sfiderà in casa la Fortitudo Alessandria, e poi settimana prossima sfiderà fuori casa San Miniato nel derby che attendono tantissimo da quelle parti. Finisce qui, Torrenova viene battuta 52-68, meglio Piombino porta a casa 2 punti battendo Torrenova al Palatorre 62-58. È stata una bella partita, intensa per lunghi tratti, con un saluto da Coach Fiasconaro, saluta anche Gabriele Ferruccio, e una buona serata a tutti gli appassionati di basket.